Io per anni sono stato, diciamo, come si suol dire, un endorsement, ho avuto un endorsement della Tamburo. E poi dopo circa 10 anni, che credo molto nell'artigianato, specialmente quello nostrano, abbiamo secondo me un grosso potenziale in questo. Però attualmente mi sono un po' stancato, sto cercando di trovare un po', di ricercare un po' nel suono vintage, che credo che sia un grande connubio con la musica attuale, per cui spesso suonare per esempio uno strumento antico e inserirlo in un contesto moderno può risultare, può avere un effetto, diciamo, secondo me interessante. Poi questo lasciamolo dire a chi ascolta, insomma. Però per me è un grande divertimento, oltre che è molto divertente ricercare nel suono, no? E andare a ricercare andando indietro nel tempo, quindi uso spesso strumenti vintage, prevalentemente strumenti vintage, sia nei piatti che nella batteria. Lo stimolo ritmico, no? Sicuramente l'armonia è quello che fa la parte maggiore. Se tu suoni un blues minore, o se suoni un blues maggiore, o se suoni un anatol, o se suoni qualsiasi altro brano, è sempre l'armonia che ti dà l'influsso, ti dà lo stimolo. La cosa più importante è sicuramente la musica che stai suonando in quel momento. Sì, non c'è dubbio. Cercare di incastrarti timbricamente, ritmicamente con quello che sta accadendo in quel momento. Quindi con il musicisti con i quali stai suonando. Sono delle cose che non sono esperate. Ma la musica è brutta. Poi questo, voglio dire, è sempre lasciato così a caso. C'è musica bella e musica brutta. Quando quando un pezzo non ti stimola, una composizione, un arrangiamento non ti dà stimoli, credo che sia meglio non suonare. Potrebbe anche dipendere da te, voglio dire, potrebbe anche dipendere dal fatto che tu non riesci a entrare in quel pezzo, però insomma, in linea di massima la musica brutta non va evitata. Quando ero piccolo praticamente, come a casa il mio padre suonava quando era giovane, quando era ragazzo, quindi a casa non è mai mancato uno strumento, io suonavo, avevamo l'organo, la chitarra, avevamo varie cose, la fisarmonica, e io ho sempre suonato l'organo a casa, per i parenti, suonavo pezzi, non so, come il tango delle capinere, queste cose così che mio padre mi aveva insegnato, quindi suonavo per i parenti a casa quando veniva, e quindi diciamo, ho iniziato a suonare altri strumenti. Poi un giorno ho venduto un motorino, una Vespa, precisamente, e un mio amico ci vendeva una batteria. E io con gli stessi soldi della Vespa ho comprato la batteria. Questo all'età di 11 anni e mezzo. E da lì è partita questa avventura. Ma no, non uso riscaldarmi, no, in genere no, non lo faccio quasi mai, è molto raro. Gesti scaramanti? nemmeno, sono abbastanza fuori da questo tipo di